Cari amiche e cari amici, come abbiamo visto, l'azione rituale era di importanza fondamentale rispetto alla visione spirituale della romanità prisca. Una visione spirituale che sarà poi oscurata da tutte quelle nebbie legate ai sentimentalismi dei devoti e dei vari mistici che diverranno parte della spiritualità dell'impero romano con la diffusione del cristianesimo. Ma riguardo all'azione rituale, in realtà per il romano prisco regnava la stessa legge d'azione chiara che esiste oggi nel mondo della tecnica. Quindi non c'era una cieca fedeltà tradizionalistica, là dove la tradizione era intesa come ius sacrum, come un sistema oggettivo, impersonale, basato su rapporti sperimentali. Per questo è importante il paragone con la tecnica, per comprendere meglio, no? La visione del rituale della romanità prisca. E come oggi sarebbe assurdo per uno scienziato ricercare semplicemente in qualche ricerca scientifica la novità, cercare del nuovo, del personale, e così per il romano prisco non aveva senso ricercare degli elementi di novità o esternare dei personalismi attraverso il rituale, anzi, tutt'altro, perché la fedeltà alla tradizione era molto importante perché c'era la convinzione, la certezza che chi osservava la tradizione fosse nel vero. E quindi non aveva senso il discorso del credere nel rito. E il rito per il romano era qualcosa di sperimentale, e una concezione che per l'uomo moderno può sembrare assurda, ma per il tradizionalista lo spirito irrealistico è proprio quello dei moderni, con tutti i loro psicologismi, con le loro superstizioni, con le loro fisime legate al nuovo, e alla presa di distanza dalla tradizione intesa come il vecchio, come qualcosa che va superato in nome di un fantomatico progresso. E invece, tornando alla religione prisca, il rito che operato da un sacerdote o da un patrizio, che poteva anch'esso diventare il signore del rito, ebbene, al centro della visione romana del sacro si scopre proprio quell'ideale che non accomuna per niente la visione della religiosità romana a tutte le fisime dei cristiani successivi, con le loro logiche di sottomissione. Il romano pregava gli dèi in piedi e con le braccia alzate, rivolte verso il sole. Il cristiano lo pregava in ginocchio e con la testa bassa. E il romano aveva in realtà un concetto magico legato alla religione, magico nel senso più nobile della parola, e
L'azione magica si distingue dall'azione religiosa proprio perché l'azione religiosa implora l'intervento di Dio, implora, supplica l'intervento del divino. Invece l'azione magica lo esige. L'azione magica costringe Dio a servire la volontà umana e Dio non può sottrarsi al suo potere. Questo può sembrare assurdo, ma per esempio elementi tradizionali di questo tipo si possono ritrovare ad esempio in Meister Eckhart. Io mi sono occupato di Meister Eckhart, l'ho studiato, ho fatto anche delle playlist, no? E a un certo punto c'è una frase di Meister Eckhart che è potentissima quando parla del vuoto del fondo dell'anima, e dice che quando il fondo dell'anima è vuoto, Dio è costretto a riempire quel vuoto. E in questo concetto ritroviamo gli echi della, tra virgolette, magia romana, della religiosità prisca. Si possono costringere queste forze attraverso rituali precisi, nel caso di Meister Eckhart attraverso lo svuotamento dalle proprie immagini, dei propri personalismi e la autentica povertà di spirito di cui parlava Meister Eckhart, che non era altro che un superamento totale dell'ego, no? Ma tornando al nostro tema, ecco dunque che l'azione magica si distingue da quella religiosa proprio per questo, no? L'azione, accennavo, l'azione religiosa richiede, implora, prega Dio di intervenire. L'azione magica, in fondo, potremmo dire che Eckhart, quando affermava che il fondo dell'anima, lo svuotamento del fondo dell'anima costringeva Dio a riempire quel luogo, si legava in fondo a questa concezione, ovviamente non volontariamente, in maniera indiretta, all'azione magica, appunto, che costringe Dio a servire la volontà umana, e Dio non può sottrarsi al potere di questa volontà. Nel caso di Meister Eckhart non può sottrarsi ed è costretto a riempire l'anima vuota. Nel caso della romanità prisca, gli dèi e queste forze luminose vengono indirizzate in un determinato modo attraverso il corretto rito. E quindi, stabiliti i riti veri, e una volta stabiliti, i romani sapevano, anche grazie proprio alla tradizione che tramandava in maniera molto dettagliata questi riti, e allora il romano pensava che questi riti, eseguiti correttamente, esattamente, secondo le regole della tradizione, ebbene pensava che a quel punto il Dio doveva necessariamente dirigere le proprie forze in una determinata direzione, esattamente come, tornando all'esempio del laboratorio, una sostanza chimica viene costretta dallo stesso chimico a una determinata trasformazione, una volta che tutte le condizioni necessarie siano state prodotte dall'operatore in laboratorio. E la stessa cosa valeva per il rito. E allora, in questo senso, si può dire che la visione della Roma arcaica, del romano prisco, è una visione magica. E nel senso più alto della parola, continuo a dire, però, perché le varie Vanne Marchi, Maghi Otelma, così,
erano disprezzati dagli stessi romani ed erano condannati dagli stessi romani, i quali tra l'altro a volte avevano anche una certa diffidenza per gli stessi, per la stessa arte della ruspicina che avevano portato gli Etruschi a Roma e che aveva anche una sua efficacia. E quindi quando parlo di magia, anche in questo caso, non dobbiamo legare il nostro pensiero al condizionamento poi dei vari padre Amort, pace all'anima sua, dei vari esorcisti che appena sentono la parola yoga, appena sentono la parola magia, già sono con le mani all'acqua santa per esorcizzare il tutto. Quindi non dobbiamo avere questi preconcetti legati alla parola magia. Bisogna ovviamente avere il massimo disprezzo per tutte quelle che sono le ridicole falsificazioni, appunto, alla Vanna Marchi, che ci sono sempre state, che ci sono sempre state. Però la magia, nel senso nobile della parola, deve indicare un'attitudine spirituale. Quindi può essere legata alla religiosità, all'idea di religiosità, intesa nel senso comune del termine. Quindi il mago diviene colui che, come vi dicevo, prega al sole invincibile, con le mani levate verso il sole e in piedi, dritto, con la spina dorsale dritta. E invece il devoto è colui che si inginocchia e umilmente abbassa la testa. Dunque, per il romano, questi rituali andavano eseguiti in maniera corretta e molto scrupolosa. E chi decideva la scrupolosità del rituale? La tradizione. Questi rituali venivano tramandati in maniera molto, molto, molto dettagliata. E per la concezione ciclica, la visione romana, come tutte le visioni tradizionali, aveva una concezione della storia ciclica, ciclica, che comprende che più ci si allontana dal presente verso il passato e più ci si avvicina alle origini. E allora il superiore è più vicino alle origini, perché è più vicino alla spiritualità assoluta. Invece l'allontanarsi dalla spiritualità originaria è segno di decadenza, di un progressivo distacco dall'elemento sacro. E questo, adesso non tornerò sull'argomento perché ne ho parlato in altri video, è quello che sta accadendo soprattutto in questa ultima fase del Kali Yuga, la quarta era che ci allontana proprio dalla spiritualità solare piena delle origini. E ecco che la Roma Prisca incarnò e continuò quella spiritualità originaria. E con questo tipo di spiritualità che veniva tramandata da saggezza antichissima e si risale proprio alla notte dei tempi, ebbene Romano Prisco impregnò tutta la sua vita di questo tipo di spiritualità. E attraverso il rito e attraverso la tradizione che tramandava il corretto rito, e Romano Prisco era un continuatore di questa tradizione.
tradizione, di cui si sentiva totalmente partecipe. E poi, piano piano, questo tipo di spiritualità si trasformò, come vedremo. Però, come avete visto, la spiritualità delle origini romana è degna del nostro massimo rispetto, perché altrimenti si entra nella mentalità dei moderni, dove i primitivi, no, sono sempre la Roma arcaica, erano ancora primitivi, nei libri di storia stanno vicino allo studio dell'uomo primitivo, che era una specie di scimmia, che stava lì, viveva da nomade nelle grotte. Cioè, ci sono spiritualità e saggezze tramandate per millenni. Quella che oggi viene chiamata la psicologia del profondo, nella nostra tradizione occidentale, è una minima parte di ciò che venne messo per iscritto 5.000 anni fa in India e che già veniva tramandato da migliaia di anni, conoscenze, saggezze antichissime legate alla tradizione primordiale e al mos maiorum, al costume dei padri e al rispetto che noi dobbiamo avere verso appunto la tradizione, intesa anche come mos maiorum, ciò che ci viene tramandato dai nostri padri. È interessante anche fare un accenno al problema della morte, alla concezione del romano prisco e anche successivamente che i romani ebbero rispetto al problema della morte. Quando parliamo del problema della morte, immediatamente la nostra mente in realtà va al post mortem, a cosa accade immediatamente dopo la morte, no? E questo problema del post mortem non si esauriva certo nel problema metafisico delle sorti dell'anima individuale. L'antico insegnamento riconosceva nell'uomo un ente molto complesso, molto più complesso del semplice binomio anima e corpo. Questo problema metafisico affermava, questa riflessione metafisica affermava che nell'ente umano esistono forze varie. Tra queste forze ci sono quelle del ceppo e della razza. E queste forze in particolare hanno delle loro leggi e delle speciali relazioni sia con i vivi che con i morti. Quindi la parte del morto che sta in un rapporto essenziale con queste forze è quella che soprattutto interessava al romano. Quindi non tanto il morto in sé, ma il morto concepito come una forza che sussiste, che continua a figurare profondamente nel ceppo e nel destino di una famiglia, nel ceppo e nel destino di una gente o di una razza vivente. E di conseguenza questa forza che continuava ad esistere dopo la morte fisica, continuava ad agire positivamente sulla stirpe, sul ceppo. E questo è un altro elemento molto interessante legato alla via romana del sacro. E dunque, al posto dell'anima, era per il romano importante sempre questo potere, queste forze che in qualche modo erano sempre legate al discorso di numen, di potenze.
e di forze metafisiche, e quindi non tanto l'importanza dell'anima quanto di questo potere e l'importanza non tanto della devozione e del sentimento, quello sarà proprio del cristianesimo, quanto per il romano l'efficacia oggettiva di un rito, di quello ne abbiamo già parlato, no? Perché? Perché il romano originariamente considerò nel morto non un essere personale, quello era il cadavere, ma importante era l'energia impersonale, da trattare come tutte le altre energie, e che faceva parte di questa, potremmo dire, trama metafisica, che però era insita anche nei fenomeni sensibili. E quindi c'era una diversa concezione. Oggi, ancora oggi, si sentono a volte delle preghiere durante la messa, si sentono delle madri, magari che hanno avuto i figli morti, che chiedono ai figli di pregare per loro, o molti hanno avuto i genitori morti e chiedono ai genitori di pregare per loro, e così loro pregano per la salvezza dei loro genitori e così via. E questo tipo di concezioni erano totalmente estranee alla romanità prisca, ma al romano in generale, anche dei secoli successivi. E nella visione dei romani, i morti non stavano lì ad occuparsi dei vivi, e quindi non amavano gli uomini vivi, e né per i vivi aveva senso, tra virgolette, amare i morti. Quindi non c'era un rapporto di rimpianto, di pietà, o quantomeno questa è una cosa proprio subordinata, una cosa privata di fronte allo scopo essenziale che era sempre legato ai riti e alle energie, al come dirigere le energie. La morte liberava delle energie. E i riti, anche in questo caso, servivano a dirigere queste energie, perché potevano queste energie diventare fonte di sventura, come essere indirizzate come fonte di fortuna. E anche in questo caso vediamo. Possiamo rifare dei parallelismi con la tecnica. Allora, i morti, in linea di massima, una volta che c'era il cadavere privo di vita, ecco, quel privo di vita non era altro che energia impersonale che continuava ad esistere. E solo dal punto di vista di queste energie impersonali i morti potevano avere contatto con i vivi. Aveva senso dirigersi alle individualità e continuare a pensare ai morti come persone, come è nella tradizione cristiana, dove si parla perfino della resurrezione con dei morti con gli stessi corpi, no? I morti si riconfondono con le energie impersonali e solo a tale titolo continuano ad essere uniti ai vivi. E questo è il senso di quella che è la tradizione romana dei lari, il lare. Cos'è un lare? È il genius generis, cioè una forza vitale che genera. Il lare e il culto dei lari,
serviva a conservare un dato ceppo e potremmo dire che era una sorta di ricettacolo delle energie dei morti, la sostanza in cui i morti continuano a vivere e ad essere in maniera misteriosa presenti ancora in famiglia. E il culto dei Lari nella sua forma originaria non era romano, non aveva neanche un carattere patrizio e aristocratico, perché nella sua forma originaria proveniva dalla cultura dei Sabini, e quindi possiamo dire che la sua origine è etrusco-sabina, perché si ritrova negli Etruschi e nei Sabini. E piano piano, se si studia poi lo sviluppo di queste tradizioni romane, si vede che c'è una trasformazione del culto, e contemporaneamente alla concezione del post mortem, perché da una concezione del morto che si dissolve in una forza che però, come abbiamo visto, poteva anche essere oscura, naturalistica degli avi, e un po' alla volta si passa a quella del morto come eroe, ossia come avo divino, come creatore di una eredità sovrannaturale. C'erano perfino le discendenze, no? Cesare diceva di discendere da Venere Victrix, che era un'antichissima dea legata alla guerra, no? E quindi ecco che si comincia a parlare di antenati divini, di eredità dunque sovrannaturali, che potevano essere rinnovate nel rito familiare, e attraverso proprio determinati rituali, determinati cerimonie che si svolgevano proprio nelle case private. E Varrone assimila questi Lari ai magi, cioè li chiama spiriti divini, li chiama eroi, e un po' alla volta dunque questa assimilazione agli eroi del culto patrizio greco si fa sempre più frequente, e Roma, l'esperienza romana, quindi l'influsso sabino etrusco rispetto a questa concezione del post mortem, viene piano sostituito da questa concezione degli eroi, che riporta Roma al livello delle grandi tradizioni spirituali proprio di tipo indoeuropeo. Gli Etruschi, come sappiamo, non c'entrano assolutamente nulla con gli indoeuropei. E allora ecco che il Lare viene concepito come l'anima di coloro che con la morte si sono liberati, diventando spiriti eterni. Questa è una visione aristocratica che prende forma, è il destino di coloro che non saranno più delle semplici ombre che dimorano in questa nell'Ade. Nell'Ade tutto questo viene sorpassato, il morto resta unito ai vivi come qualcosa di trasfigurato, come un principio luminoso che attraverso la sua energia e la simboleggiata dalla fiamma che era tenuta perennemente accesa nella casa dei patrizi e nei loro culti, nelle loro forme rituali, c'era questa fiamma perenne accesa ritualmente proprio al centro delle case dei patrizi, non
come ad esempio il lumicino che possiamo portare ai nostri morti nei cimiteri, ma con altra significazione, con un altro senso. Cioè, il lumicino che portiamo, che vediamo nei cimiteri è un po' una sorta di astrazione, un ricordo devoto, potremmo dire. Il lume, che invece è la fiamma perennemente accesa al centro della casa patrizia, era una forza che agisce in senso di fortuna, di buon auspicio, di salute e di potenza relativa alla discendenza. Ecco, il rito serve a conservare questa potenza, a preservarla, ad alimentarla. E nel culto imperiale poi questa concezione raggiungerà la sua forma più elevata. Perché nella figura poi dell'imperatore, tutte le energie, anche impersonali, tutte le energie dei vivi e dei morti costituiscono una unità eroica, dove si fondono nella figura dell'imperatore l'umano e il superumano. Le origini e la tradizione che risaliva alla notte dei tempi si unisce con il presente attraverso la figura dell'imperatore. Il principe appare come la manifestazione della forza dello stesso avo divino di tutti i morti e di una stirpe che nella figura dell'imperatore ritrova proprio una vita perenne. Bene amici, per il momento è tutto. Saluto romanamente, un caro abbraccio, Marco Cosmo.